Allora, forse c'è stato uno spam, forse, che poi risolverò. Al momento non so come fare, quindi penso che al momento lascerò così. Penso che ci sia stato uno spam di profili, di follower di profili, credo, cioè spero che si risolva, nel senso che comunque di solito sti cazzo di spam dovrebbero scomparire da soli, in teoria. Però, dovrò vedere come fare, insomma, e al momento sembra uno spam. Spero che non rompano più i coglioni, quello sicuramente, però, vabbè, adesso un secondo che riparte la live, ho visto che c'era qualcuno che guardava, ma non lo so, intanto guardo una cosa che devo rispondere e spero, come ho detto, che non succeda un'altra volta, perché io di spam ne ho abbastanza, sia su, già su Instagram ne ho a bordelli proprio ogni giorno. Fortunatamente, ultimamente poco. Però adesso cominciano anche su Twitch che rompi i coglioni. Porca miseria. Vabbè, comunque. Allora, un attimo che vediamo un attimo questa cosa qua. Devo vedere un secondo. E boom, ok. E riprendiamo. Torniamo a noi senza indugio. Non ci preoccupiamo di altro. Perfetto, ok. Allora, dicevamo, dobbiamo andare a trovare. Ogni sera ce n'è una comunque, ogni sera ce n'è una, io non riesco a stare una sera senza che ci sia qualcosa di strano, no, non ci sia mai, anzi. Ma dove cazzo mi sono infilato adesso? Dove dovevo andare? Ah, dovevo recuperare i pezzi, vabbè. Ma guarda tu, che casino mi fanno ogni volta. Ok, ritorniamo nella zona irradiata di là. Bello, aspetta. Bello però sta derapata. Questo come funziona? Vabbè, però funziona, eh. Mica male. Certo, spreco un colpo bello, ma comunque funziona. Peccato. Mannaggia Dio. Ok, volevo dire Madonna, non lo so, imbalsamata nell'ovest, però. Olè. Potere al popolo, cosa ho fatto? Quanta propaganda ho distrutto? Quanto Putin ho distrutto? Cos'è questa cosa qui? Non lo so. Però non mi ha dato punti qui. Va bene. Ok. Lo accetto. Anzi, lo martello. Va bene. Ok. Allora, è per una sera che non ho avuto problemi di continuità. Non ho avuto problemi, diciamo, del fatto che si bloccasse Streamlabs o quant'altro. Mi arrivano sti cazzo i profili fake. Va bene. Ok. Bello che poi. Chi vedrà la live non lo sente, ma in questi 3-4 minuti che sono stato senza farla live, tipo, ne ho sentiti 27 milioni di piripim, 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 capito? Cioè, io dopo un po'. E com'è? Dato anche che sono comunque profili fake, un po' mi irritavano. Allora, intanto giriamo un po' di qua. Tanto sta macchinina già inizia ad avere dei problemucci, però. Inizia, cioè, oddio. È già tanto che non li ha avuti prima, ma. Vediamo un po' cosa c'è qui nei dintorni. Dintorni? Cosa avete da propormi? Nei dintorni? Cosa c'è qua? Non lo so, ma ci sono delle mountain. Non lo ricordavo più grande sto posto in realtà, eh. Cioè, effettivamente, quando ci giocavo da piccolo era molto più. Boh, sarà stato il fatto che era una roba nuova, però. Sembrava molto più grande la mappa, però in realtà è una mappa comunque relativamente piccola, cioè per essere comunque su Marte non è proprio grandissima. È grande, però pensavo fosse, mi ricordavo che fosse più grande. Non so, ho detto grande 47 volte, ma. Cosa, perché c'è il relitto di uno Zeppelin? Per quale motivo? Perché tra l'altro mi sta per crollare in testa, signor Led Zeppelin, aia. Che oh! Ma stiamo prendendo per il barlume della. Per il pone? Eh? Marambampura. Non so cosa abbia detto, non ne ho la più pallida idea, ragazzi. Ogni tanto proferisco parole a caso, quindi. Non ci fate caso. Caso. La macchina sta andando letteralmente a fuoco, ma ancora è a metà vita, ma porca miseria. Piano, piano, piano. Piano. Vero. Ok, piano, 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 pianissimo, pianissimo, pianello, pianista, pianaio. Cos'è quel ponte che è mezzo già distrutto lì, ma. Allora. Ok.
Ok, quante me ne dai? 12, perfetto. Poi ne abbiamo altri due di qua. Cioè abbiamo il cartello, che volendo forse qualcosina non ci dà. Perfetto. Ok, è stronzo fino alla fine. Non lo accetto, ma va bene. Lì vedo un ponte che potrei benissimo distruggere, però. Però se magari... Eh? Ok. E no. Beh. Siamo ancora a metà del nostro obiettivo, ma va bene uguale. Perfetto. Di qua ci sarà nulla, no? Ah, sì, sì, laggiù in fondo c'è. Ok. Piano. Ho detto piano. Qualcos'altro qui? Ah, questo, vedi, l'avevo preso. Perfetto. Ma è finita la musica tutto a un tratto, così, di colpo. Bene. Mi devo mettere paura? Aiuto? Qualcuno mi aiuti? Sono tutto solo. Aiuto. Però qui di sotto ci sono delle belle rubine, quindi andiamo. Pieno. Pieno, missimissimissimo. Nelle mer del sentiero. Ok, perfetto. Ole. Perfetto. Questi ancora li possiamo prendere. Ole. Aia. Piano. Ma dove vai? Chi sarai per fare questo a me? Notte intera ad aspettarti. Ad aspettare te. Ma dove vai? Ma chi sarai per farmi stare qui a guardare un ponte? Un ponte che viene giù proprio così. Ho anche sbagliato, tra l'altro. Devo prendere la mira un po' meglio. Quella lì. Ah, lì. Ok. C'è quello laggiù, vero? Ok. Io direi che ormai deve venire giù. Vabbè. Mancherebbe, cioè. Cazzo, non c'ha più sostegni. Se stava sullo stesso, cioè, l'aveva progettato veramente qualcuno che veniva dallo space. Però non mi dà niente. Cioè, ho sprecato colpi per nulla. Bastardo di un ponte, maledetto. Via. Niente, non dura una sega. Magari un po' di più, grazie. Ah, tra l'altro, devo potenziare, è vero, anche il jetpack. È vero. Devo potenziare anche quello. Non mi ricordo quanto costa, però, in realtà. Quindi potrebbe essere un'impresa più che semplice, difficile. Più che difficile. E porca puttane, però. Porca puttana. Dai, fai come Skyrim. Dai. E porca pippara. Ah sì, ma mi prendi per il culo. Dai. Quando... Perché fare così quando potrei semplicemente mettere il segnalino sulla mappa e niente, non mi fa andare su. Ma vaffanculo tu. Quasi a sto punto facciamo così. Tanto ho capito che non vuole funzionare. Quindi andiamo qua. Che ci devo fare? Sbagliai. Poi lui fu bestronzo. E quindi non mi vedo giù questa storia dei follower fake che mi hanno rovinato la live, che potevo farla intera, invece mi tocca dividerla un'altra volta in due. Mannaggia ai demoni della pioggia. Okay. Stiamo calmi, però. Sta partorendo la signorina. No, cosa ho fatto, ok? Allora. Dunque, siccome siamo qui, siccome... porca puttana, no, singhiozzo no, eh. Al rifugio ce n'è un altro anche qui, però. Però noi andiamo a fare il ponte. Cioè, nel senso, non a costruirlo, a distruggerlo, ovviamente. Cioè, noi non siamo dei... Noi siamo dei distruttori, non dei costruttori. Quelli vengono dopo. No, come V per vendemmia. Salve, ragazzo. Ci ha privati di tutto. Ma lei è arrivata quasi una macchina addosso, non fa una piega, va bene, salve signore, mi dica. Cos'altro ha da dire nei confronti della Red Faction o di qualcun altro, eh? Mi dica. Sono qui per ascoltarla, mi dica. La vedo triste e sconsolato. Però non sono uno psicologo, quindi me ne sbatto altamente. Allora... Ah, è vero che siamo a Caracalla, giusto, è vero, c'era... Ok, sì.
Che è, oh? Che è successo? Ho sentito il suono. Salve, signorina. Mi passa la macchina? Che Sam garantisca per te. Eh no, anche perché io sono quello che vi sta liberando, quindi, cioè, allora io posso fare tutto, avete capito o no? Se voglio questo pianeta lo distruggo. Infatti più o meno è quello che sto facendo. Più o meno. I nostri guerriglieri crede di poter lasciare Marte aiutando le DF. Scoprite cosa vuole spiccare. Non c'è problema, ora non ho tempo, quindi c'è problema. Signorina, non stia in mezzo alla strada, eh. Allora, chi abbiamo? Salve. Salve lei. Salve, io sono venuto a fare giusto, guardi, proprio un controllino veloce veloce. Proprio una cosa proprio rapida rapida. Guardi, vedo che la struttura non è proprio messa benissimo, però diciamo che glielo faccio passare lo stesso, dai, il controllo, anche se dovrei comunque dirlo ai vostri, però diciamo che ve lo passo. Guarda, basta una bombettina. No, questo ponte non va bene. No. Questo ponte non è pericolante, lo era anche prima di buttare le bombe, quindi bisogna che ragazzi... devo distruggere, mi dispiace, non è a norma, non ci posso fare nulla io, questi sono gli ordini, se volete lamentarvi andate da qualcun altro. Io non c'entro un cazzo, non voglio sapere un cazzo. Per ogni lamentela andate al comparto tecnico, io eseguo solo gli ordini. Ok. Vedo che comunque l'hanno costruito bene anche nella parte quella sospesa, quindi perfetto. Ah. Però Madonna santa. No, fortuna che l'ho distrutto. Questo era proprio messo male, ragazzi. Cioè, porca miseria. No, ho fatto bene a romperlo proprio del tutto. No, era da demolire, era. Piano, forte sulla testa degli schiavi di minestra. Cosa sta cazzo sta succedendo laggiù? Cosa ho preso? Cosa c'era qua? Ah, beh, la mia macchina. È la mia macchina che ovviamente ci posso entrare, ma sarebbe inutile, per cui... Allora, niente, io vado via. È stato bello finché non è durato. Piano. Dai, non mi spara, non mi rompete i coglioni. Dai, fammi caricare, bravo, ok. Ale. E poi il controllino fatto, a posto, aia. Ok, propaganda distrutta, perfetto. Dov'è lo stronzo? Ale. Ha fatto la stessa cosa che succederebbe se tu facessi tipo sparassi ad una libellula con un'arma, cosa che chi è che lo farebbe, ma però metti caso, tu gli spari, gli tranci di netto tra virgolette un'ala, una parte delle ali o delle elitre o dell'elitre, quello che sarà, si staccano, rimane con una sola e fa tipo Mayday, o anche un aereo, effettivamente l'associazione poteva essere anche con l'aereo, ma io mi sono andato a complicare con la libellula. Beh. Ormai non mi chiedo neanche più perché mi vado a complicare la vita così. Dicevamo. Allora, non è proprio distruttissima quella propaganda, però la vedo ancora bella attiva, quindi... Olè! A posti. Allora, ragazzi, vedo che si stanno unendo persone nel mio team qua. No, non purtroppo, non su Twitch, ma qui su... Qui c'è, vedo un'allerta, ma non credo che serva. Il pericolo è passato. Il ponte era pericolante, io mi sono occupato del ponte. Il ponte non è più pericolante, il ponte non è più un pericolo. Io non sono più pericolo. Okay. Anche questo ponte in realtà è messo un po' male, io lo dico. Io ve lo dico giusto perché mi sento di dirlo. Piano, sì. Boom. Io non c'entro niente, non c'entro un cazzo. Non può essere vero. C'è cosa? Un battaglione delle DF diretto verso il nostro complesso di uffici. Pensavo che la Red Faction ci avrebbe protetto. Sì, no, al momento in realtà però avrei un attimino da fare, sarei un attimino impegnato. Vedo che ci sono delle strutture qui bellissime da distruggere. Fammi vedere un attimo, dove cazzo è la... Dov'è il convoglio... La roba da difendere, insomma. Dov'è? Ah, qua. Vabbè. Ok. Ha nominato il colonnello Elder Mansfield comandante della base.
Eh no, però fammi passare. Ho sbagliato. Ho sbagliato. Sì, ma non si rompe. Allora, fammi vedere, va. Dov'è sto stronzo? Allora, vai, fammi passare. Per la merda, per la pepura. Per la porta del cielo. Pieno, pieno. E beh, vaffanculo. Dov'è, dov'è, dov'è? Datemi un mezzo, però, o uno. Almeno anche i nemici possono venire in questo caso, va bene. Basta che mi date un cazzo di mezzo. Dai, Mason, dai, Mason. Eccolo laggiù. Lo stronzo maledetto. Arrivo, ragazzi. Arrivo. Non combattete senza di me. La missione è le... Non cazzo steno, però. Sì, ma io sono venuto qui per combattere. Chi dobbiamo combattere? Nulla. Già siamo a 7. Io non ho fatto assolutamente nulla, ma... Non so da dove arrivino, quello è il fatto, capito? Cioè... Dove? 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 Non la vedo. Dov'è? Mi state prendendo per il culo. No, è quello che ve lo sto chiedendo anch'io. Dov'è, oh? Chi è, oh? Quando è, oh? Dov'è? Dove cazzo sono? Dov'è, oh? Chi è, oh? Ma dove? Ma dove? Oh! Aha! Piano, piano! Piano, piano! Vabbè, quello è morto, ma sti cazzi! Dove sono? Dove sono sti stronzi maledetti? Ok. Piano, piano, piano. E muorici, porca puttina. Dov'è, dov'è? Dov'è, dov'è sto stronzo maledetto? Dov'è? Non lo vedo. Sì, No. No, porca puttana, Laida. Oh, un altro è andato, perfetto. Poi... Da dove arrivano? Di qua. Li ho visti, li ho visti. Li ho visti, li ho visti. Sono qui! Ok, perfetto. Sì, vabbè. Ho capito, ma qui è una cosa... Beh, però, Ok, vabbè, quello non è morto, ma sti cazzi. Aia, porca puttana. Quindi colpi. Ok. Ok. Madonna che... Madonna però! Porca puttana, guarda laggiù. Poi che cazzo ha fatto... Ha fatto la capriola lo stesso, anche se era... Ma... Ma... Mi state prendendo per il culo! Ok. No, ho sbagliato. Però... Ok. Ho preso due con un colpo, perfetto. Ok. Dai, ce n'è solo uno qui. Ce n'è solo uno che distruggerò così. E no. Ah. Madonna. Non lo so. Una faticaccia. Mi date qualche punto? Scusate, qualche... Non so, un po' di robetta magari. Credo che Sam abbia un debole per te, ragazzo. Sì, il problema è che Sam non sa un cazzo. Il problema è che Sam è un po' una rompicoglioni, ma... E nel frattempo... Intanto è inciampato, Mason, come suo solito. Già mai. E non c'è una cassa di armi, vero o no, Guarda, ragazzi, anche questo... Ma è tutto da demolire, tutto abusivo, ma... Guarda te... Se arrivano i controlli dalla terra, per forza poi dopo si incazzano, cioè. Vedo che è proprio una cosa sia interna che esterna, proprio sia l'EDF che la resistenza. Madonna santa, che bordello. Madonna che bordello. Scusate ragazzi, demolizione controllata. Controllata più o meno. Bene, però io intanto gli porterei via
Una macchina, quello sicuramente. Una macchina gliela porto via. Allora, intanto salviamo un attimo, perché sennò... Ok. Perfetto. Allora, prima di fare qualsiasi cosa, volevo vedere se potevo prendere qualche pezzo, non so, qualcosa. Infatti volevo distruggere tutto quello che era distruttibile. Ma, a parte che prima dobbiamo passare un attimo alla base. Ok. Olè. Allora, come scavalco, ragazzi. Io non scavalco nessuno. E meno male, perché sennò sarebbe un mondo di folli. Il folle posso essere solo io qui. Dov'è la... la mia base? Ah, è qua? È bella, eh? Bellissima la mia base. Forse è nel mezzo qua. Vediamo un po'. Ah, è lì, va. Ok. Ma pensavo l'avessero messa qui dove non c'è nulla. Piano, però. Piano. Sì. Maron. Rilevato un trasporto corazzato in partenza da... Oh, però mi avete scassato la minchia. Questi eventi casuali, però, eh. Tanto l'EDF non potrà avere ogni secondo delle macchine che partono così a caso, che vanno a mandare dei messaggi. Ma che poi, scusa, è messaggio... Ah no, è un carico, non è un messaggio. Dicevamo. Ricarichiamo il tutto. Ok, perfetto. A posto. Dopo una riunione passata a bestemmiare sulla gente, l'EDF ha deciso che forse era il caso di smettere di rompere i coglioni. Ma... in fin dei conti hanno anche capito che forse loro hanno i fucili, gli altri no, quindi possono sparargli. E quindi alla fine ha prevalso il fucile rispetto alla calma. E così va il mondo. Da Milena Gabanelli e tutto. Ma devo andare di qua, no? Perché mi fai fare sto giro di San Cristoforo? Protettore dei viaggiatori. Ok. Le... piano, tanto più piano di così effettivamente è un po' difficile, ma... allora, questi non si possono rompere i ponti, quindi niente. Qua cosa abbiamo? Signori, buonasera. Devo passare direttamente da di là, ma ormai... guarda Phobos lassù, non so se è Phobos in realtà quello, ma... è uno dei satelliti di Marte. Oh, piano, 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 di qua, di qua, di qua. Ok, piano. Con calma, con calma. Ok. Perfetto. Ale. Dai, gira di qua. Madonna che giro. Ho la sterzata più merdosa della mia vita, ma sono contento lo stesso. Dove dobbiamo andare? Di qua. Ale. Appostit. Ci siamo, ci siamo. Vedo già delle guardie qui, perché comunque ci sta. Ah no, per la macchina. Vabbè, la parcheggiata, va bene. Alla fine è andata comunque bene, dai. Deve andare peggio. Dunque, quello lì cos'è? Una mega palla. Cos'è? Il berillio. La palla di berillio. Penso che sia il monumento, forse. Beh, non c'è più il monumento. Vabbè. Beh, se la so. Come ve la siete presa? Esagerati. Cos'è? La luna di. Phobos. Allora, io direi che... ok, perfetto. Sì, madonna, morto male. Allora, siete con me? Allora sparate di qua però, rincoglioniti, che non siete altro. Piano, piano, piano. Ma io direi che qui... piano, 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 qui. Piano. Dai che il ponte sta andando giù. E niente, quelli li hanno ucciso. Vabbè, è stato un piacere. Io me ne vado. Addio. È stato veramente un piacere. Io me ne andrebbi. Io me andrei proprio via, 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 via. Un'altra base da distruggere qui. Perfetto. Dirigiamoci direttamente lì. Piano, piano. Cosa sono sti colpi da dietro? Vale. Allora, posso fare le missioni di demolizione, vero? Per recuperare pezzi. Adesso ci ho pensato. Dovevamo distruggere però prima questa roba qua. E ovviamente devo fare così per forza, perché se no non mi corre manco per il cazzo. Quindi via. Piano, ok, perfetto. Siamo qui. Adesso. Dicevo, siamo qui, no?
Quindi la cosa bella adesso è fare così, tipo, no? Tac, tac, tac e tac. Ale. Beh, direi che comunque, voglio dire, un po' di danno gliel'ho fatto. Gianni dov'è? Non lo so dove Gianni. Io ho sentito Gianni dov'è, ma... Beh, adesso puoi crollare però adesso, eh. Ha distrutto anche l'altro, non volendo. Bene, meglio, proprio perfetto. Allora, però, adesso c'è il problema di sti stronzi di merda. Questo è un grande bel problema, in realtà. Però questo non è accaduto tutto, in realtà, l'edificio. Mi culo per il prendi. Chi è, oh? Chi è, oh? Chi è, oh? Ma ti sembra il caso? Ok, cos'è questo fucilozzo? Vediamo un po'. Chi è? Ah! Ma questo fa veramente pena, però, comunque. È un fucile a pompa, eh. Però fa un po' pena. Un po' pena. Ma così, detto così, suona molto male, in realtà. Marco, ritratta tutto. Non volevo dire quello. Vabbè. Popolazione demoralizzata. Ma se sono dei rincoglioniti che vanno dove faccio esplodere le robe, non è mica colpa mia, eh. E io ci provo a tenerli in vita, ma, cioè, questi vogliono morire a tutti i costi. Mica colpa mia. Ah no! Nel culo, eh? Guarda, tu mi serve ancora. Oh. Vabbè, devo dire. Che dire, ragazzi? Non lo posso prendere, vero? No, eh? Oversize? Aia putte pepezza! Puzza pupù! Pieno, pieno! Pienissimo! Perché puttene, però. Meglio andare via, forse, vero? Aia. Forse è meglio. Via. Cazzo, via. Piano, via. Avevo detto piano, via, piano, piano. Ok. Ok. Siamo salvi per il rotto della cuffia. Questo cos'è? Trasportatore. No, io voglio demolizioni. No. Sbagliato. Questo volevo io. Ok, bersaglio di distruzione. Però non danno niente sti bersagli. Pensavo dessero di più, ma... Tanto se attirassi tipo loro stessi con quel, con quell'affare gigante, distruggessi tutto. Ok. Cioè, li faccio distruggere a loro, in realtà, ma... Ale! Beh, direi che comunque anche il monumento qui è andato bene. Mi ergo sulle rovine di Marte. Ale. Un altro monumento. E andaglia. Un altro monumento mi fa... Mi uccide, però va bene. Ok, perfetto. Vale, basta, è finito tutto? Va bene, allora direi che è il momento di andare... Di ritirarci a vita privata. Perché mi dice che ancora è attivo questo qua, scusami? Ah, perché c'è il piedistallo, ma vaffanculo! Ma dai, ma per il piedistallo, ma sei serio? C'era rimasto il piedistallo, non gli sta bene al gioco, vabbè. Chi è che mi rompe i coglioni? Ah. Dai, cadi, bravo, bravo. Vabbè, ma... Oh, adesso bravo, perfetto. Cosa fai da cacca tu? Che cazzo stai facendo? Vabbè. C'hai i pidocchi, quello lì? Signora, c'hai i pidocchi? Che è? Abbiamo sconfitto ben altro. Cosa è successo adesso che ci avete paura tutti, eh? Rammolliti. E non siete altro. Fighettine. Piano, piano. Eccolo l'edificio che dicevo io da distruggere. Questo. Però lo devo distruggere con, ovviamente, le cose che dico io. Cioè, nel senso, così no. Ole. Dai, un po' di pezzi, dammeli però. Sì, il problema è che adesso sono un attimo impegnato, però. Io come faccio a venire là? No, più che altro non so. Non ho mezzi, e quello fa. Non ho mezzi, però forse uno l'ho trovato. A vedere un po'. Allora, fammi vedere. Ok, perfetto. Dov'è il perco? Qua. Ok. Arrivo, giuro che arrivo. Arrivo, Ok, beh, questo è anche veloce, dai, devo dire, bene o male. Arrivo,
Non vi fate impaurire da me, eh? Beh, però, te levi dai coglioni. Ma porca miseria. Ho fatto i complimenti prima per gli NPC proprio non rincoglioniti. Adesso si mettono pure loro. Ok, perfetto. Ragazzi, vi dovete scavare dai coglioni, però. Non è possibile. Ok. Male. Ok. Dove sono i nemici? Dai, 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 che ci penso io. Levatevi dai coglioni, però. Chi è? Dov'è? Ragazzi, vi dovete scavare dal cazzo, però. Dov'è? Dove sono? Qui. Li hai visti. Qui, sono qui. Ok. Dov'è? Ma sì, ma... Ale, ok. Perfetto. Ok. Va bene. Poi, che abbiamo qui? Chi è? Ma non rompere i coglioni. Ma dammi aria. No, non Sansa, dammi aria. Dove sei? Da dove arrivano? Da di là. Ovvio. No, anche da di qua. Mannaggia. Perdindirindina. Vinghi qui, ti faccio investire. Ok. Ale. Ok, perfetto. Però ragazzi, potreste fare qualcosina anche voi in realtà, non è che, cioè, non posso fare tutto io. Ma stai calmo, stai. Sono qui, sono. Ma non rompere i coglioni. Ok. Ma dov'è sto? Ma levati dai colconi. Ok. Perfetto. Se mi avessero lasciato in pace e si fossero levati dal cazzo, non li avrei uccisi. Ma vabbè, adesso abbiamo tutto quello che ci serve. Comunque, in realtà nulla, però va bene uguale. Cosa abbiamo qui? Allora, questo volevo fare. Bello bello questo. Lo voglio tenere per sempre questo qui. Anche se per la battaglia non è proprio il massimo in realtà, ma me lo faccio andare bene. Ok. Allora, lasciamolo qui. Parcheggiamolo. Sembra quello di Avatar, tra l'altro, però. Qui c'è sempre la luce del Signore. Ah no. Ci mancherebbe. Cosa devo fare? Con cosa devo distruggere la faccenda qua? Ah no, questo è il mio. Non c'ho solo questo. Cosa devo violare le regole? Ah, sì, ma distruggi tutto però. Ok. Madonna, sì, ma questo non si rompe però. Ok. Ma distruggi tutto però, qui non funziona, Ok. Se ci fossero dei barili, se ci fossero. No. No. Madonna. Sì, ma io volevo lanciare. Aia, puppezza. Madonna, spiridina. Però qui il problema è che quello fa male. Ah no, ma posso usarlo? Ma aver paura di violare. Ok, ma vaffanculo. Perché pensavo che quello me l'avesse lasciato anche senza missione. Cioè, vabbè. Beh, allora così è easy proprio. Oh, madonna, così proprio easy. Ma proprio easy. Ma proprio, guarda, ci metto 2 secondi a farlo, A posto, figa. Ci siamo, Facciamo così, siamo tec. Guarda tu, siamo a posto, Distruggiamo quello, facciamo il tacchino. E se non vieni sei un tacchino, Ok. Ok, qui abbiamo distrutto tutto in realtà, quindi. Ok. Sì, io ho distrutto tutta sta struttura però in realtà, Ok, perfetto. A posto, Finita. Ok. -1 cos'è -1, scusami? Perché mi ha dato -1?
Ah, limite 1,40, pro 50, migliore 51. Beh, 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 beh. 100 vuol dire che sono 800. Se lo rifaccio un'altra volta, dovrei farlo altre 4 volte. Ok? Altre 4 volte dovrei riuscire ad avere il mio bel distruttore di culi 69. No, quella era un'altra cosa. Vabbè. Allora, dicevamo. Ok. Perfetto. Poi. Tac, tac, tac. Easy. Madonna, che gusto. Distruzione simulator. Ok. E più o meno poteva essere il titolo di questo gioco, Distruzione Simulator. Ok. Ok. Perfetto. Perfetto. Mancano solo 50. Cioè, il miglior tempo è 50 secondi. Ok. Ale, 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 ale. Apposta. Ho sempre 51. Preciso, spaccato. Mamma mia. Ok, siamo a posto? Perfetto. Quanto mi dai? 100, va. Ah, ma io vado avanti così all'infinito finché non arrivo a raggiungere quello che mi serve. Tanto si tratta di qualche minuto. Se non volete guardare me che distruggo tutto per l'ennesima volta per un altro minuto... Ho sbagliato. Ho sbagliato, volevo... Ok. Dicevo, se non volete guardarmi e distruggere tutto per avere dei miseri 100 dollari, potete anche fermare la live e ritornare dopo. Io... farmo un po' di componenti e poi ci siamo, Ok, perfetto, ok. Ole, ok. Ole, ole, ok. Ole, ole. E là. Ok, direi che ci siamo, Ho distrutto praticamente tutto. Ok. No, non ho distrutto un cazzo, vabbè. Però non... ma allora mi prendi per il bulo. Basta, Okay. Basta. Finito, ho finito. 46, perfetto. Quanto mi dai? 75, immagino. No! E niente, vabbè, sto cazzo. Non fa niente. Intanto a 900 ci siamo arrivati. Allora, vediamo un po'. Com'è un altro... Vabbè, il materiale però mi dà sempre 100. Questo cos'è? Ho molta paura delle missioni di salvataggio degli ostaggi, quindi direi che andiamo un attimo al rifugio, carichiamo un po' di robetta e poi andiamo a fare due primarie, giusto così, per vedere. Tanto il materiale me lo dovrebbero dare anche nelle missioni primarie. Intanto vediamo cosa posso prendere, perché mi sa che costava 1250, se non sbaglio, il tipo lanciamissili. Dunque... Intanto ricarichiamo un po' di robetta. Okay. Dove sei, amica mia, Sam? Grazie sempre a me, comunque. Allora. Mine, multirazzo. Spara razzi multipli. Aumenta il numero... munizioni di prossimità. Munizioni razzo. Ma non era questo, aspetta. Qual era? Perché ok, questo ok. Martello da lavoro. Eccoli. 1250 erano, ok. Io volevo questo qui, ma purtroppo non ho abbastanza materiale. Quindi per il momento facciamo due principali. Poi se non è la fine, perché non credo che sia la fine ancora, ci compriamo i razzi termobarici. Perché sì, perché li devo avere assolutamente. Sì. Perché io perché prendo sempre mezzi di merda comunque? Io mi faccio questa domanda, ma mi devo rispondere ovviamente da solo, perché... mezzi di merda che poi maltratto e mi lamento perché si rompono, ma... Ale! Posto. Chi è che mi ha visto? Nessuno, mi sa. 901 pezzi, oh! Piano, Piano, che io devo andare di qua. Piano, ok. Io sto raccogliendo i rifiuti di Marte, quindi non dovete rompermi i coglioni, io non sto facendo niente, assolutamente niente. Oh, l'hanno capita che ero solo uno spazzino spaziale. Ok. Piano, ma con calma, Arrivaci con calma, se mai. Andiamo di fretta. Olè. Ci sta.
Vediamo cosa c'è. Il nostro sostegno aereo cresce, questo ha reso disperato il nostro nemico. Certo. Il DF ha dichiarato lo stato di emergenza, l'ordine di sparare a chiunque. Addirittura. Quindi anche a loro stessi. Niente cibo, né acqua, né medicinali, se la popolazione non consegna i simpatizzanti della Red Faction. Ah, un ultimatum. Hanno già ucciso una decina di persone. Devi porre fine a questo terrore. Beh, comunque è sempre uccisi benissimo, Elimina quei cicchini. Mostriamo alla gente di EOS che la Red Faction si batte per loro. Vai, andiamo, capitano. Solo che io non ho un cecchino. Nel quartiere residenziale di... Dov'è? Quartiere residenziale qui. Ok. EOS. Ci arrivo. Conferma di almeno 5 cecchini. Forse di più. Ok, ci andiamo, non c'è problema. Dove so? Che male. La situazione è critica, Mason. Che Dolores. Hanno sparato ad altre 2 persone. Sì, arrivo. Quei cecchini e fermali. Un attimo, mi dia del tempo utile. Allora mi dicono. Ah, ecco. I cecchini hanno ucciso un altro lavoratore. Sì, arrivo. Un assassino a sangue freddo. Dobbiamo impedirne altro. E allora, voi. Arrivo. Ma un cecchino. Sui tetti. Per trovare un cecchino devi pensare come lui. Cioè, non è che devi guardare da dove sparano. No! Devi pensare dove spara lui. Cioè, faccio anche le crasi a cazzo. Devi pensare come lui. Per trovare un cecchino devi pensare. Allora, c'è un assassino, ok? Con un fucile da 47 metri. Che spara, anzi più di uno, che spara da un tetto. Con dei colpi che si sentono a 47 isolati di distanza. Probabilmente dall'Italia si sentono dal Sudafrica. E tu mi dici, per trovarlo non lo trovi, devi pensare come pensa un cecchino. Va bene, ok, bene. Controlla tutte le finestre. Ecco, intanto questa è controllata, perfetto. Potrebbe costituire una posizione vantaggiosa. L'ho trovata la posizione vantaggiosa, è qua, si prova. L'ho già trovata, è qua. Cosa faccio, gli faccio cucù? Faccio cucù, va bene. Salve ragazzi, a lei. A posto. E un altro lì. Vale, perfetto. E abbiamo pensato come un cecchino. Dov'è l'altro? Ce n'era un altro. Ah, eccolo qua. Il balordo. Salve ragazzo. Guardi, io non vorrei dirle, ma lì c'è un po' di pericolo. Vale. Poi abbiamo, chi abbiamo? Un altro ce n'è? Ah, è vivo ancora, sto stronzo. Ok. Ho ucciso quel figlio di puttana. Sì, ma se beh, però. Aia. Rompi i coglioni che non siete altro. Dov'è sto stronzo? Allora, innanzitutto, dov'è l'altra? Ok, qua. Ok. Allora. Salve. Ok, perfetto. Via. Ok, via. Sembro il gatto quello lì. Porca puttana, porca troia, mi faccio colpire a cazzo, va bene, uguale. Guardali sti stronzi. E no. Ho fatto anche la spaccata quando. Sì, ho capito, ma almeno un po' di rispetto per il morto, cazzo. Un po', ma non dico tanto, un pochettino, dai. È stata fallimentare questa missione, è stata... Cioè, l'inizio non è stato male. Certo, la presentazione con... Trova i cecchini pensando come loro, non era il massimo, ma ho fatto la figura di merda io, quindi alla fine va bene qua. Allora, dicevo... I cecchini sono in azione nel quartiere residenziale di sto cazzo. Di almeno 5 cecchini. Va bene. Forse di più. Va benissimo. Io faccio così. La situazione è critica, Mason. Va bene, ho capito. Hanno che... sparato ad altre 2 persone. Hanno sburrato tutte le strade. I cecchini e fermali. Red... No, cos'era? Green... Soldier. Salve, ragazzi. Ah, ho sbagliato! Vabbè, però... Niente, Sì, ma lei non entra in un edificio pericolante, però. Ma che cazzo! Va bene, senti, l'unico modo per farlo è così. A questo punto, arrivati così. Ok. Ole.
Se magari distruggiamo anche questo edificio qui. Ok. Ale, e uno è andato. Ma diciamo che anche un bel po' di gente in meno, ma va bene qua. Vabbè. No, ho sbagliato di nuovo. Vabbè. Però aspetta, aspetta, non crollare tutto. Aspetta che mi serve una parte. Ok. Apriamo il bagno. Ok, devo fare un open space nel bagno. Ok. Aspetta. Via, via. Olè. È peperoni. Aia, aia. Allora, ragioniamo. Ok, perfetto. Non volevo fare questo, ma mi arrangerò. Questo non lo volevo fare io, ma però mi devo arrangiare come posso, ragazzi. Mi dispiace. Ale. Ucciso quel figlio di puttana. No, però non c'ho più le munizioni, mannaggia. Ho distrutto la scatola. Mi prude il nado. Mi prude il nado. Vabbè, ma voi, agente 47, no, va bene. Vabbè, loro stavano lì. Erano degli automi, va bene. Direi che forse è meglio prendere il fucilozzo. Tanto arrivano da qua, no? Salve, ragazzo. Dai, ed è tacco, dai, ed è punta. Spara quello stronzo, brutta stronza. Allora, a parte che non era bella come battuta, non era bella neanche come rima, ma... Quello l'hanno ucciso. Ho capito quello l'hanno ucciso, ma... Sta porca puttana di ceppa, Allora. Dov'è l'altro? Allora, io adesso vado nella postazione più alta che c'è. Voglio vedere come fai adesso. Adesso facciamo così. Guarda, Penso io, non ti preoccupare. E uno è andato. Sono quattro. E sono tre. No, devi farti colpire però, ok. E io li ho presi, Ah, quello è caduto ma non si è fatto un cazzo. Guarda tu che stronzo. Cecchino neutralizzato. Ok. Olè. Però l'altro non è morto, perfetto. Quello era l'ultimo. Ora siamo a posto. Quando lanceremo l'offensiva? Prima di quanto credi. Fatti trovare pronto. Va bene, ciccio. Ok. Beh, vabbè, era facile, ma come al solito ho fatto la figura di merda. Va bene lo stesso. Quanto mi dai? 157. Buono, buono. Vuol dire che sono a 1057. Mi mancherò solo 200 pezzi. Perfetto. Ok. Guarda quanta gente che c'è laggiù. Facciamo così. Fatto il salto della fede. Salve, ragazzi. Salve Dicken. Le tedesche di origine. Lo sentite dall'accendo. Guardate che l'accendo sembra più pugliese, però. Sì, anche mia mamma lo diceva spesso questa cosa qua, ma non è molto carina, signorina, glielo dico. O già questa è una cosa più carina da dire, effettivamente. Allora, dov'è il... Mi scusi. Stavo cercando... Sì, no, io non stavo ricercato. Io stavo ricercando più che ricercato. A lei è presa male. A lei è presa proprio male. Dove cazzo è la cassa delle munizioni, però? Devi deciderti, però, perché fra un po' distruggiamo il pianeta. Fai tu. Ok. Vale. Scusate, ho sbagliato, è stato un errore. Aia. Non esiste un prezzo troppo alto per la libertà. Ma lei cosa sta guardando, mi scusi? Sta guardando se il vetro è pulito o... Vabbè. Vale. C'è qualche punto che mi danno? No, col cazzo, va bene. Allora. Visto cos'è? Consiglio di Marte. Ma io mi sa che il consiglio di Marte non penso di poterci andare, sai? Mi sa che non ci posso andare al consiglio di Marte ancora. Questo dubbio. Allora, andiamo a fare... Innanzitutto andiamo al rifugio. Poi facciamo un'azione di guerriglia al volo. Perché voglio... Prima di finire il gioco voglio avere quella cazzo di arma. Quindi per cui non ci sono favelle. No, scusi, non ci sono cazzi.
Non ci sono fave, volevo dire. Allora, dicevamo, scusate un attimo l'interruzione, devo vedere una cosa. Dobbiamo fare l'azione di guerriglia, che di solito dà 75, quindi in realtà, vabbè, ci sta lo stesso. Allora, però adesso se faccio la mo... ecco, andiamo così, se no rompo le persone, le distruggo proprio, le porto via con me nel volo. Vabbè. Cos'è? C'è un locale, Bug Bistro. Ci mangiano un sacco di ufficiali delle tue. Ah? Cosa stiamo aspettando? Sì, ma mi fai ascoltare, però, zombie della minchia. Non cercare di fare l'eroe. Sì, ma se tu salissi, invece di parlare ad minchiam, se tu salissi in macchina, magari, eh? Se tu salirebbi, eh? Ok. Andiamo a sto art caffè, a sto art bistro, a sto bestemmio. Così, tec! E tagliamo un bel pezzo di strada, figa. Ma perché sta avendo singhiozzo? Che ce l'avevo io prima, l'ero trasferito, boh. Da capire. Dano, ok. Danissimo. Una volta, restatene a casa. Che cazzo vuoi? Ma oh, ma oh, ma oh, ma come si permette? Oh, guarda che la lascio per strada, va lei all'art lì per Peppe Bistro, eh. Porca puttana, ma guarda che incredibile, oh. Più gli aiuti e più, a parte che si mettono nel mezzo, ma... Ok, siamo all'art bistro, perfetto. Cioè, è già iniziata la battaglia, bene, benissimo. Lei intanto, signor vampiro, sta lì, perfetto. Qui sento che c'è un bel bordellino, sì. Cosa sta accadendo? Chi è che rompe i coglioni nell'aereo? Soprattutto, dove sono sti minchioni, eh? Allora, allora. Ok, perfetto, non ho colpito nessuno, ma va bene, è stato comunque... Olè. Ok. Oh, guarda chi c'è lassù. C'è Don Gigi. Olè, a posto. Don Gigi non c'è più. A posto. Ok. Olè. Via, 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 via. Sbagliato tutto, via. Via, mossa sbagliatissima. Dov'è l'altro stronzo? Ah, qui. Ok. Ok. E dai. Olè. Ok, perfetto. Beh, ha fatto 22 milioni di, di punti. Eh sì, quanti siete? Oh. Adesso voglio vedere come fai. Porca puttana, che roba. Ok, perfetto. Ok. Siete rimasti solo voi, quindi che problema c'è? Ok. Ale, a posto. E poi chi c'è? Chi è? Aia, rompelo non mi arrivava in faccia. No, in realtà mi arri- Porca puttana! Chi è che rompe i coglioni qui? Ok, perfetto. Risali, per favore, vita, per favore. Per cortesia, eh. Chi è? Di nuovo un aereo. Perfetto, va bene. Quanto vale l'aereo? Vale. Vale uno, perfetto. Non vale un cazzo, ma... Se non altro, va bene. Ale, a posto. Perfetto. Fuori dall'edificio, sta per crollare. Quale edificio? Quale? Scusami. Quello? Ah, quello non c'è più? Cazzo, sta per crollare, scusami. Non è che sta per crollare, la state facendo saltare, detonare, però, vabbè. Ok, diciamo che... Sta per crollare... Ok. Quanti punti mi date? Io voglio sapere i punti. Cioè i punti, i pezzi. Quello voglio io. Non mi danno un cazzo, va bene. Quindi niente azione di guerriglia, va bene. Salva. Perfetto. Vediamo un attimo. Qui cosa c'è? Liberazione ostaggi, va bene, ho capito, va bene, ho capito, va bene. Il vento sta cambiando, signori. Il vento sta cambiando. Lei cammina tutta impettita. Lei è? Oh, finalmente uno che una persona che riconosce la mia, le mie qualità. Ma basta musica epica, basta, non c'è niente. Che cazzo musichi epichi?
Se ne stiamo uniti, nessuno ci dividerà. Se ci dividiamo, nessuno ci unirà. Perché c'è un passaggio segreto? Perché tutte queste frasi fatte? Mia madre mi ha sempre detto: io sono un uomo e quindi devo uomare. Mia mamma mai era saggia. Ma dov'è la cassa di rifornimenti? Qua, ok. Perfetto. Perfetto. E dai, dai, abbiamo ricaricato un po' di roba. Possiamo agire. Fammi liberare un po' di ostaggi. Un po' di ortaggi qua. Sempre che ci riesca, perché le altre volte è stato fallimentare, ma... Olè. Ok. Perfetto. C'è già qualcosa di distrutto o no? Gli agenti stanno trattenendo delle persone accusate di aver organizzato il campo. Va bene. Hanno falsificato delle prove. Ho capito, però si sono fatti beccare, sono degli imbecilli, eh. Io non li salverei, però. Direi che a questo punto tanto vale. A posto. Grazie. Sali, prima che ti vedano. Vabbè, ma tanto ormai, voglio dire, ormai sanno chi sono e sanno cosa voglio fare, non è che c'è chissà quale problema in realtà. Se mi vedono anche. Però forse ho scelto il mezzo sbagliato, non lo so, eh. Questa leggera impressione. È pieno, pieno anche qui, pieno anche qui. Ok, è passata la ruota attraverso, ma... Ok, dov'è? Qua sopra, ok. È partita la musica di Spider-Man tutto un tratto, va bene. Salve ragazzi. Allora, io direi che comunque alla fine è... Ok, è posto. Ale. Aia. Ok, perfetto, grazie. Dove siete? Perfetto, anche lei. Ok. Che altro c'è qui? Ma lei non si è accorto di nulla? Meglio, meglio, meglio. Ok. Ok, perfetto. Ale. Non muovi. Careful, careful, una sega. Un attimo, dammi tempo. E dov'è l'altro tuo amico rincoglionito? Di sopra? Andiamo di sopra. Dov'è? Salve, cos'è Jackie Chan? Ah, yo! C'era un ora ti farò uscire da qui. Ora ti distruggerò. Andiamo, andiamo, ragazzi, andiamo. Porca puttana. Andiamo. Andiamo, ragazzi. No, 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 per cortesia, eh. Per cortesia non iniziamo, perché qui, Ok. No, 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 porca puttana, no! Andiamo via, andiamo via. Via, 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 via. Via, 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 via. Aia, aia, aia. No, 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 lo sapevo, Dio delle città e delle immensità. Ok. E niente. È stata una cattiva idea. Ace Bellicle. Vieni via, vieni via. Vieni via, per cortesia. Ok, almeno uno. Almeno uno. Okay. Ero venuto per salvare due persone. Una l'ho salvata, l'altra no. Vabbè, è andata così, ci devo fare. Non sempre le missioni possono andare bene. Di tanto vanno anche male. Però ogni volta sto giro della minchia. Adesso vorrei ricordare che la mia scarsitudine è talmente alta che praticamente ho messo a modalità facile, no, non per dire, ma per far capire quanto sono scarso questo gioco. Andiamo, andiamo. Dai, che siamo arrivati. Grazie, mi trovi da queste parti. Non lo so, a meno che non se ne vuole andare in giro dopo tutto quello che è successo, io non glielo consiglierei, ma... Allora, quanto... In realtà quanto abbiamo... Ho sbagliato tantissimo. Scusate, Ma infatti... Cosa faremo a proposito di... L'Hydra non lo so. Quello chiamiamo... Quello chiamiamo Capitan America, ci penserà lui. Intanto andiamo, siccome l'ultima missione è questa qui, intanto facciamo questa. Ok, almeno questa la facciamo. Poi, se non è l'ultima del gioco, come penso che non sia, ovviamente, e andiamo a vedere in giro un po' di comprare qualcosina. E basta, dopo stasera chiudiamo, anche comunque ho detto che facevo un po' di più, ma ho sbagliato anche strada, ma va bene uguale.
Vabbè, niente. Ho errato. Ho sbagliato. Dove era la merda qua? Vabbè, posso andare anche di qua. In queste vie tubose. A posto. Allora. Corriamo, corriamo. Lei sta guardando. Ma scusa che è esploso la mia macchina, ma non c'era. Come ha fatto a esplodere la mia macchina? Scusami. Allora. Ok, perfetto. Vale. E com'è semplice andare in giro con il jetpack sotto i piedi. Questo posto è una merda. E noi lo distruggeremo. Lo so, grazie a me, come sempre. Grazie a me che sono, come ripeto ogni volta, arrivato per caso. Vogliono rassicurare gli investitori sul fatto che la ribellione è sotto controllo. I nostri industriali si fanno chiamare civili. Ma non credere alle loro parole. Ogni massacro, ogni atrocità compiuta dall'EDF va a loro vantaggio. Ok. Parte li arricchisce e la brutalità gli permette di tenere sotto controllo i lavoratori. Abbiamo una sola occasione. Va bene, ho capito. Dobbiamo prendere e inculare quegli bastardi, va bene. Controlla la mappa per la posizione. Dov'è la mappa qua? La posizione è qui. L'edificio è sotto stretta sorveglianza, quindi non avvicinarti troppo. No, no. Chi sono questi? Il consorzio minerario, i fornitori militari, i conglomerati dei trasporti. Ok. Vengono le dieste al guinzaglio e buona parte del consiglio su. Vabbè, ok, classici aziendalisti, ok. Questo non farà salire le loro quotazioni. No, le farà crollare, infatti. Se gli investitori perdono la fiducia, il supporto per questa occupazione svanirà. Perfetto, perfetto. Tanti allora. Invitati alla festa? Abbastanza per renderlo interessante. Perfetto, vabbè, guarda, non mi. Tengono Marte in catene. Noi lo liberiamo. Che l'EDF apre il fuoco su un raduno di lavoratori o scaccia la gente dalla sua casa. Lo fa a vantaggio di queste corporazioni. Ho sbagliato, doveva essere una roba sorpresa, ma. Sono sul posto. Da qui riesco a vedere l'edificio. Stretta sorveglianza, c'è chi sì. In posizione. Qualsiasi cosa accada, non lasciarti girare. No, no, non ci mancherebbe, guarda. La stanno dando a gambe. Non lasciarli fuggire. No, no, ci mancherebbe, guardi, non ci preoccupi. Metto un po' di bombicine qui, non ci fuggirebbe nessuno, guardi. Sali neutralizzato. Ok, via. Due. E. No! Tre. Sono tre. Ok. Dove sono sti stronzi? Ok. Siamo quattro. Ok. Siamo 5, a posti. Dov'è l'altro? È lì. Lo vedo, è lì. Non è lì, non è lui, o è lui. Non è lui, non è lui. No. Vale, a posto. Quello. Perfetto. Aia. Tutti i bersagli sono stati neutrali. Beh, diciamo che non è proprio, non è stata proprio una missione. Hanno pagato per la loro abilità. Se alzeremo il prezzo, Marte sarà libero. Va bene, ci sta, ci sta. Quanto mi dai? 100 più. Ci siamo, ci siamo. Siamo arrivati al point qua, ci siamo arrivati. Ok. Questo edificio crollerà o non crollerà? Chi lo sa. Per me crollerà. A fatica, ma in qualche modo lo facciamo crollare, però. Ok. Ok, ok, va bene. Non crolla, non crolla. Questo edificio non vuole crollare. Ok, siamo a 2059, perfetto. Vale, questo non vuole crollare. A posto. Ok, niente, niente, non crolla, non crolla. Non crolla, non crolla, non vuole crollare, va bene. C'ha le strutture troppo pesanti, va bene. Ok, ok, perfetto. Oh, adesso sì che crolli, eh. Ok. Magari adesso mi vengo qui sotto, mi distrugge così a caso. Vedo che laggiù però c'è dell'altra propaganda. Come vogliamo fare, eh? L'altro dov'è? Non c'è. Ah, eccola. Più tre. Sì, però mi dà. Sì, ma la cassa. Ah. Le faticaccia. Ok, liberiamo la zona. Vedi, era solo un po'. Si era solo un po' incastrato tutto qua.
Ah, dobbiamo distruggere quello lì. Ok. I soldati si stanno dirigendo verso una stazione di servizio a sud-est di Eos. Sì, adesso non ho... cercando l'ingresso del rifugio. Adesso non ho proprio tempo. Forse sì. Ma sì, non ma sì. Ma sì, ma sì, va bene, va bene. Ci sta, lo accetto. Accetto la sfida. Ok. Però mi serve una macchina, magari. Potevo prendere di là, è vero? Sì. Questo, dove sei? Sono Jenkins. Andiamo a fare fuori qualcuno dell'EDF, dai. E ci vediamo qui. Ma dai, ho sbagliato. Volevo prendere, volevo andare di sopra, ma è stato un salto troppo breve. Dai, ce la puoi farcela, eh. Ok, tanto l'obiettivo di stasera è completato, quindi quello non è un problema. E ragazzi, mi lascereste per caso questo? Grazie. Un momento, mi serve. Non ti preoccupare. Avevi dei clandestini dietro. Via verso il Messico, tra l'altro. Vabbè. Vabbè, ragazzi, arrivo. Sto arrivandolo, eh. Sto arrivandolo. Giuro che lo sto arrivando. Eccomi qui. Ok. Ok, perfetto. Mason è, tra l'altro, guarda, guarda bello Mason in full HD OLED. Ok, sono andati quelli. Ok, perfetto. Ma non mi parlare in inglese, stupida. Ok, perfetto. No, ho sbagliato, però non posso sprecare i colpi così, eh. Ok. No, 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 no. Non ci provate. Ok. Dai, dai, muori. E niente, ho finito i colpi, porca di quella pupazza. Allora, aspetta un attimo che devo fare così per forza. Ok. Eh no, però... vabbè. Stica. Ma allora, ma il pepe però. Ma dov'è sto stronzo, eh? Ok. Ok, perfetto. Ok, a posto. Aia! Dov'è il bastardo maledetto? Eccolo, l'ho visto. Vabbè. Cioè, ho fatto di tutto e di più. Sono riuscito a fare di tutto e di più, ma questo non sono riuscito. Che ti devo dire? Vedo, mi piace questa statua che sta così. Tipo Michael Jackson Thriller. Le truppe dell'EDF stanno per attaccare. Siamo in una stazione di... Sì, un attimo. Prima di arrivare alla stazione di servizio, però... Servizio est del rifugio. Arrivo. Che sarà l'ultima cosa che farò stasera. Ma prima devo prendere... I razzi termobarici. Cerca di non ammazzarti, ok? Quanti me ne dai? Fammi vedere, quanti me ne dai? 4? Però potrebbe... Ok. Vediamo. Facciamo un po' il punto della situa qua. Ok. Salviamo, così almeno ce l'abbiamo già a posto. Ok. E via. Andiamo a vedere se riesco a fare questa cosa. Tanto se qualcuno mi volesse seguire, no, eh. Nessuno mi vuole seguire, come al solito, va bene. Però, se guardo avanti, se guardassi avanti, magari non rischierei, però. Andiamo, Molta calma. Moltissima calma. E sangue freddo, calma. Oh. Guarda quello lì sotto, che cazzo fai? Io penso alla zona nord-est / sud. Eccoli, l'ho visti. Ma che cazzo succede? Allora ragazzi, io direi che... Beh. Che dire?
Beh, non è che fa tanto effetto in realtà, eh. Pensavo meglio. Ok. A chi state sparando, ragazzi? Non c'è nessuno. Ah. Datemi dei colpi subito. Che ho. Olè. Vabbè, non è, in realtà non è che serva tanto, perché poi in realtà quando arrivano poi mi fanno il culo, però. Però è figo da vedere, quindi va bene. Allora. Olè. Ok. Dov'è lo stronzo che vola? Eccolo. Olè, un altro è andato, perfetto. Ok, guarda quei due che sono rimasti senza macchina all'improvviso. Dai. Madonna perilla. Ok, Ale. Madonna. Non le farò al primo tentativo, ma quando le faccio. Cos'è? Frantumatore. Bene. Benissimo. Ale. Vabbè, prendiamo anche un po' di pezzi che giustamente mi servono. Ok, perfetto. Vabbè, tanto il resto non mi interessa. Le munizioni le posso riprendere. Mi servono solo i pezzi. Ok. Questi mi servono a me. Perfetto. Ole. Ok. Perfetto. Distruggiamo anche l'ultimo pezzettino qui e siamo a posto. Ok. Ale. Adesso salviamo. Ho detto mezz'oretta, ma penso che comunque possa andare bene che così stasera. Allora, automatico, no, EOS, perfetto. Ok. E alla prossima mi sa che devo liberare un po' di persone. Non lo so come funziona qua, non ho idea. Forse posso andare già al consiglio di Marte. Vabbè, comunque vedremo la prossima volta questa cosa. Vai. Allora. È stata una bella serata, devo dire che comunque un po' di cose sono state fatte, quindi comunque alla fine è andata tutto come doveva andare alla fine, quindi più o meno. Siamo molto molto meno che più. Allora, devo risolvere questa situazione con i bot che ormai mi perseguita in ogni social, è una cosa incredibile, ma va bene, ok, accetto la sfida, sì. Allora, io direi che ci vediamo direttamente mercoledì, sperando che mi prenda la voglia di giocarci anche mercoledì. E vabbè, ci vediamo mercoledì. Per il resto, comunque, per aggiornamenti roba varia, come al solito, vi dico di seguirmi su Instagram, o quantomeno di guardare le mie storie su Instagram, perché lì pubblico quando faccio le live la storia dove lo dico, così almeno lo sapete, siete sicuri che la faccio e non dovete venire per forza a vedere che ci sono. Non che vi interessi più di tanto, però comunque il mio profilo di Instagram è su nelle note, nelle informazioni del canale, così come anche il mio canale di YouTube, quello dove ricarico le live, perché le ricarico tutte, qualsiasi cosa faccio la ricarico, qualsiasi stronzata, quindi c'è tutto lì, anche la saga di Star Wars è quella che ho fatto, perché non ho fatto tutto, e tutta quella di Life is Strange che ho completato. Eppure il canale di YouTube, quello dove pubblico le canzoni, perché c'è anche quello, sì, sono anche in parte musicista, se non si fosse capito, un po' così, però comunque sono anche quello. E quindi niente, c'è anche quello in descrizione, quindi se volete andare a sentirvi un po' dei miei pezzi, sono lì. E quindi, comunque, da Marco Stelle è tutto, vi do appuntamento alla prossima, adios.